Valentina Ferragni attacca gli haters, non c'è un di pelle che non mi abbiano criticato. Valentina Ferragni è tornata a parlare del body shaming che ha subito, e continua a subire, sui social. L'influencer si è confidata al podcast Torca dove ha spiegato che molte delle offese che le sono state rivolte l'hanno ferita ma che ora che ha 30 anni non ci fa più caso. Anche Chiara Ferragni ha ricondiviso il video della confessione della sorella che ha sempre sostenuto anche sui social. Valentina Ferragni posta spesso messaggi sulla body positivity. A Torca Valentina Ferragni ha parlato delle critiche degli hater, non c'è un centimetro della mia pelle che non mi sia stato criticato. Mi hanno detto che ho la faccia gigante, che sono quadrata e quindi sarebbe meglio se non indossassi i vestiti. Che sarebbe meglio se mi rifacessi il seno o anche che sono strabica. In passato sarei stata sicuramente più propensa a diventare la persona che gli altri volevano e si aspettavano di vedere. Piano piano ho capito che io non ho niente che non vada e penso che l'età, la maturità e la crescita facciano tanto per arrivare ad avere un rapporto sano con il proprio corpo. In questo momento Valentina Ferragni è impegnatissima con i propri progetti di lavoro. La sorella minore di Chiara Ferragni sta partecipando a moltissime sfilate della Fashion Week di Milano ma sta anche lavorando alla nuova collezione del suo brand di gioielli. Scur rapu de că mai toți ziceau că muzica a pus cu rapu și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu textul-i plin de dude. Dumere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc că nu s-a atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul